i nuovi requisiti di riciclabilità e i target di contenuto minimo di materia riciclata nei nuovi prodotti in plastica, tiepido il giudizio sui target vincolanti di riutilizzo e ricarica e sull'istituzione di nuovi sistemi di deposito cauzionale. Sono sostanzialmente positive, anche se costellate di dubbi e criticità, le valutazioni delle imprese europee del riciclo e del waste management sulla proposta di regolamento sugli imballaggi presentata dalla Commissione europea. Nelle rispettive posizioni fatte pervenire a Bruxelles, sia FEAD, l'Associazione europea dei gestori di rifiuti, che EURIC, sigla che raccoglie le imprese del riciclo, hanno accolto positivamente la proposta che, scrive FEAD, riafferma il riciclo come elemento centrale della circolarità, ma che al tempo stesso chiarisce invece EURIC presenta barriere e scappatoie che devono essere superate per raggiungere l'obiettivo di avere un packaging più circolare. A incassare il pieno supporto delle due associazioni è l'introduzione dell'obbligo di riciclabilità a partire dal 2030, uno degli strumenti più efficaci per migliorare la circolarità del packaging, scrive FEAD, che al pari di EURIC non nasconde però i dubbi sul fatto che il dettaglio tecnico della misura sarà definito solo in un secondo momento con atti delegati adottati dalla Commissione. Promossa anche l'introduzione di un contenuto minimo di materia riciclata nei nuovi imballaggi in plastica. Sia FEAD che EURIC però criticano la previsione che riconosce alla Commissione il potere di rivedere i parametri in base all'andamento del mercato delle materie riciclate, una deroga che, chiarisce FEAD, avrà un effetto inibitorio per gli investimenti necessari e rischia di inviare un messaggio controverso e contraddittorio a tutte le parti interessate. Le due sigle esortano poi la Commissione UE a valutare attentamente i passaggi del regolamento sull'istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale per gli imballaggi. Il DRS, sottolinea FEAD, dovrebbe essere impostato in modo che possa essere il mezzo per raggiungere rapidamente gli obiettivi di raccolta, aumentando anche la qualità dello specifico flusso di rifiuti, e non diventare assolutamente il fine per creare un monopolio a beneficio di produttori e utilizzatori di imballaggi. In più, secondo EURIC, agli Stati membri dovrebbe essere garantito il massimo margine di manovra rispetto all'istituzione di nuovi sistemi, tenendo conto delle infrastrutture e dei sistemi di raccolta esistenti. Partire da zero, chiarisce infatti l'associazione, potrebbe essere costoso e rischierebbe di interrompere le catene del valore consolidate. Ai dubbi sui sistemi di deposito cauzionale si aggiungono le perplessità su uno dei passaggi più controversi della proposta di regolamento, quello che prevede l'introduzione di obiettivi minimi di riutilizzo e riempimento per determinate attività commerciali, come la vendita di cibo o bevande da asporto. Secondo EURIC, il riutilizzo andrebbe promosso solo laddove ecologicamente vantaggioso e geograficamente applicabile.